Giunti ai 30 anni di storia, si regalano un progetto sociale di inclusione. Con loro ci sono anche sportivi con disabilità su barche e remi. Grazie allo sport, ogni disabile potrebbe stimolare le proprie potenzialità, ma purtroppo molto spesso questo tipo di approccio non è attuabile per mancanza di risorse. La canottieri Bardolino ha deciso di andare controcorrente, rompere gli argini e gettare il cuore oltre l'ostacolo. Per il traguardo dei 30 anni, la società gardesana si regala così un progetto sociale che aiuta gli atleti con disabilità a fare canottaggio. Appunto, questi ragazzi con disabilità hanno la possibilità di approcciarsi al mondo dello sport attraverso la vita di gruppo in contemporanea con l'attività dell'attività agonistica in canottieri. E dunque questo progetto che noi abbiamo voluto profondamente, insomma, ci sta dando un sacco di soddisfazione proprio per le attività che questi ragazzi quotidianamente, insomma, portano avanti in canottieri. Al momento sono 18 i ragazzi che 2 volte alla settimana si allenano sulla jig, mezzo idoneo per remare in sicurezza. Si sentono forti e in grado di raggiungere obiettivi come gli altri, ma soprattutto si sentono parte di un gruppo che non fa distinzioni tra vogatori speciali e gli altri 150 soci. Abbiamo sempre un problema come dire, di inclusione e il canottaggio si presta molto ad attenuare questa difficoltà. Lo vediamo tutti i giorni, lo riscontriamo con estrema positività e noi non possiamo che esserne felici. Lo sport, sono convinto, possa far crescere dei giovani e farli diventare degli individui importanti, a prescindere che poi continuino a fare della loro quotidianità lo sport, ma dei cittadini con la C maiuscola. Quindi buon sport a tutti. E ora, come di consueto,